Live Social. Cari amici di Live Social, bentrovati sulle frequenze di Radio News 24. Io sono Giancarlo e siamo in linea con Marianna, che salutiamo. Ciao Marianna. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao, ciao, come buongiorno, stai? Marianna. Bene, bene, tu come stai? Bene, grazie, dai, oh, okay. Nonostante il periodo. Sì, dai, meno male, dai. Marianna è interior designer e ci parlerà dei suoi progetti futuri, giusto Marianna? Allora, io avrei piacere di parlarvi oggi di quello che è un po' il mondo dell'interior, visto un po' dal punto di vista di questo periodo particolare, sì, perché stiamo creando con lo studio un progetto interessante che abbiamo chiamato Smart Project, uh-huh. E l'abbiamo immaginato per far sì che le persone non smettano di sognare anche in questo periodo dove comunque non ci si può muovere, siamo racchiusi in un mondo nostro, nel nostro mondo che poi è la nostra casa, no? Sì. Quindi quale migliore occasione per capire cosa può avere una stanza con un colore in più, con un complemento in più, con un segreto in più, e come può diventare più accogliente e piacevole. Certo. Perciò abbiamo immaginato di poter ridare vita agli ambienti che magari finora non avevano avuto grande importanza, perché siamo sempre stati presi dalla frenesia, entrare, uscire, correre, si arriva a casa alla sera, quant'altro, e adesso ha una progettazione online dove vede l'interazione tra il progettista ed il cliente. Grazie al cliente che ci consegna le misure, alcune fotografie, noi riusciamo a dare delle suggestioni, delle nuove disposizioni e dei consulti su quali sono i complementi da trarre online attraverso i negozi che danno questo servizio, in modo tale che in poco tempo si riesca a dare nuova vita a queste stanze che fino a prima magari non avevano ancora il loro carattere DNA. Per fare questo progetto, come sempre, ci confrontiamo con quello che è il cliente. Assieme al cliente definiamo quella che noi chiamiamo mood board, ovvero l'insieme di suggestioni, colori e materiali per capire che aspetto avrà poi il progetto finale, perché chiaramente sarà cucito su la cosa esatto personale per il cliente. E detto questo, poi stendiamo quello che è un layout di progetto, sviluppiamo il 3D e dei render in modo tale che possa capire come sarà poi l'aspetto finale del progetto, arrivando quindi a dare una shopping list che abbiamo definito così, con tutti i link editabili in modo tale che comodamente una persona possa fare un click e possa farsi arrivare poi questi prodotti a casa. Consigli su quelli che sono poi i colori che possono stare al meglio fra di loro alle pareti, piuttosto che qualche rivestimento con carte da parati e quadri e tutto quello che poi concerne l'attività di un interior per gli spazi, diciamo. Bello, quindi in questi giorni da casa quindi si può immaginare tranquillamente la modifica degli spazi in casa. Io credo che poi sia anche un lavoro di fantasia che stanno facendo in tanti in casa comunque, no? Perché stando in casa uno magari si accorge di cose che in genere nella vita normale, insomma nella vita quotidiana, presi dalla frenesia, neanche le guarda, insomma. Esatto. E invece dici bene. In questi giorni invece si ha la possibilità di riflettere, oltre che su se stessi naturalmente, anche sull'ambiente in cui viviamo, no? Ma inizialmente poi abbiamo iniziato anche a dare supporto e degli aiuti alle persone che poi inizialmente hanno dovuto subito trasferirsi a casa con le modalità smart working, no? Quindi certo. Fargli capire cosa può essere per loro ricavare un piccolo, anche piccolissimo angolo dedicato solo al lavoro. Bene. Quali erano i plus necessari per avere un po' di luce naturale quanto più vicina, del verde che può essere una semplice pianta, un mazzo di fiori, il profumo di una candela, quali potevano essere gli elementi che aiutavano comunque questo nuovo stato e modalità, e anche la concentrazione, che sappiamo tutti che comunque è indispensabile nel momento, sì, in cui si lavora. E abbiamo fatto questo attraverso anche i nostri social, la nostra pagina, volendo aiutare e dare la possibilità di capire come un piccolo angolo della casa può diventare e si può trasformare in una postazione bellissima di lavoro. E adesso ugualmente abbiamo aperto questo concetto a tutti gli spazi della casa, a tutti gli ambienti, appunto perché, come giustamente dicevi tu, in un attimo praticamente ci si è ritrovati a dover vivere il nostro spazio, ma che ritengo che peraltro sia il nostro mondo, e quindi a maggior ragione dovrebbe rappresentare al meglio. Ben venga che si sia presa coscienza di questa cosa, dato che l'unica cosa che non ci abbandonerà sarà la nostra casa, anzi è il nostro rifugio, esatto, quindi esatto, dove ci sentiamo al sicuro, no? Ci sentiamo protetti, e quindi credo sia sempre un luogo giusto su cui investire. Sì, esattamente. Benissimo Marianna, è stato davvero tanto interessante parlare anche appunto di questo argomento, e a questo proposito vogliamo dare i tuoi contatti, così le persone possono anche appunto contattarti per avere maggiori notizie e soddisfare maggiori curiosità sull'argomento, e perché no magari diventare anche dei tuoi clienti, perché no? Ci trovate sia sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram come Amaranto Studio, mm-hmm.
Oppure potete visitare il sito marantostudio.com, direttamente nel mio personale Instagram, anche Marianna Pocellato Corvette. Perfetto, voglio dare anche l'indirizzo email, così lo segno anche io e non ce l'ho nella scheda. Allora, info@amarantostudio.com. Allora, info@amarantostudio.com. Amarantostudio.com, perfetto. Allora, quindi possiamo contattare appunto Marianna, questi contatti che ci ha appena dato, per avere altre notizie sull'argomento, giusto Marianna? Giustissimo, perfetto. Perfetto, intanto ti ringraziamo della bella chiacchierata, molto interessante, che abbiamo fatto con te, e ti salutiamo grazie con un grande abbraccio. Un abbraccio, grazie a voi. Grazie buona a te, giornata. Marianna. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie, arrivederci. Amici di Live Social, restate ancora con noi per altre storie e altre interviste. Dopo, ciao. Live Social.